Papà! Papà! I carabinieri sono qui! Ma perché? Che cosa è successo? Distruggilo subito. Che cosa è successo? Dimmelo, io lo voglio sapere, ti prego, lo voglio sapere. Domani tu riparti per la Svizzera. E qualunque cosa tu legga sul giornale di me non è vero niente, capito? Vai, su. Ma che cosa è successo? Calma, calma. Oh, signore, ma questa è casa di gente per bene. Vada in cucina e ci rimanga. E dal rispecchiatura già vai a essere una ragione, no? Secondo. E là, avverte l'amico, compare. Sveglia l'onorevole a Roma. Dilla a tutte quante. Un momento. Prego, prego. A che debbo il piacere di questa visita mattutina? Se andate con la memoria alla vostra giovinezza, vi ricorderete che questa è l'ora in cui i carabinieri visitano le case, quando devono fare una perquisizione e arrestare qualcuno. La perquisizione è già cominciata. E in quanto alle manette, fra poco, don Mariano. Sono venuto a arrestarmi. Dammi. Sono i miei risparmi. Le date dei suoi depositi coincidono esattamente con le date di appalto dei lavori pubblici. Lavori pubblici? Ah, sono un possidente, ho prestato soldi agli amici e me li hanno restituiti. E non ha interessi in imprese edilizie? No, no. Manco per sogno. Molte imprese hanno ottenuto appalti in modo irregolare, grazie alle sue raccomandazioni. Raccomandazioni? Migliaia ne faccio. L'appalto, la licenza, il posto, il sussidio. E a chi le rivolge? Agli amici che possono fare qualche cosa. A chi di solito? A chi mi si dimostra maggiormente amico. E che cosa ne ricava? Amicizia. Guardi. Pare che del fisco lei non si preoccupi. Io non mi preoccupo di niente. Sono un ignorante io. So poche cose. Per esempio so che sotto il naso teniamo la bocca per mangiare, più che per parlare. Ce l'ho anch'io la bocca sotto il naso. Anche se mi serve soltanto per mangiare il pane del governo. Lo so. Ma lei è un uomo. Dicono che lei sia religioso. Boh, vado in chiesa tutte le domeniche. Faccio elemosine. E lei crede che basti? E perché no? La chiesa è grande, perché ognuno ci sta dentro a modo proprio. Lauro, caffè. E del Vangelo, che cosa gliene pare? Ah, belle parole. La chiesa è tutta una bellezza. Le pare giusto far uccidere un uomo? Io non ho mai fatto cosa del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è. Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo. Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi. Già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà. Il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchiode, è un uomo.